Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine. Cari amiche, buongiorno, ben arrivate, bentornate e bentrovate. Come va? Avete passato buone feste? Avete fatto dei buoni postulati, dei buoni pensieri per il 2016? Io spero di sì, io l'ho fatto e spero che quest'anno sia davvero, magari se non proprio scoppiettante, un anno migliore di quello appena andato via. Intanto noi siamo qua, vi teniamo compagnia in questa nuova ripresa di Mattina Amica. Abbiamo tante sorprese, nuove rubriche, nuovi ospiti, tutto fatto in modo tale che voi possiate passare come al solito la mattina un'oretta e mezza più o meno tranquillità, serenità e magari cogliere anche qualche piccolo suggerimento. Io do il buongiorno alla nostra cara amica Maria. Buongiorno Maria. Buongiorno bentornata, buongiorno a tutti. Bentrovata. Dimmi Grazie. Subito come sono andate le tue feste. Le feste sono andate abbastanza bene, in famiglia, ho lavorato anche, ho preparato un po' di robette perché tu, come sai, io sono una cuoca a domicilio e quindi ho avuto... Hai lavorato, sì. bene. Tutto il resto... Quello è importante, è molto importante perché insomma avere il lavoro significa anche avere... Forse un po' meno tempo per se stessi, ma certamente un po' più di tranquillità e di serenità mentale. E allora io, ecco, questo è l'augurio che vi faccio, che tutti quanti coloro che hanno questo problema in questo momento possano risolverlo e trovare davvero la possibilità di guadagnare onestamente e di poter andare avanti onestamente nella vita. Allora, io, Mary, se mi permetto, un consiglio volevo dare. Di non limitarsi sempre magari al solito lavoro, ogni tanto bisogna anche creare. Sì. Cerchiamo pure di far lavorare un po' la fantasia. Quello che dici è verissimo, è sicuramente vero, ma come ha fatto lei d'altronde, appunto. Insomma. Ecco perché ci tiene sì, a perché, sottolinearlo. Esatto, sì, ho fatto anch'io questa esperienza e quindi Mi piace dirlo. Ecco, Maria. Cercare di. Sì, Maria, voi trovate anche tutte le ricette di Maria. A proposito di ricette, c'è stato qualche piccolo problemino, per cui io ho avuto tante amiche che mi hanno chiesto: Miri, ma le rubriche su Facebook, su YouTube, tranquille, che arriva tutto. Adesso sistemeremo tutto quanto e quindi avrete la possibilità di rivedere o di vedere, qualora foste interessate a determinate rubriche o a determinati argomenti, come sempre internet. Maria ha invece il suo blog, che si chiama Casa di Zia Peta, ve lo ricordo, e anche lì potete trovare non solo le ricette che vedete preparate qui in studio, ma tantissime, una marea di ricette che vanno dal primo al secondo, al dolce, insomma allo sfizio in cucina, così se volete avere qualche idea qualche volta un po' particolare. Esatto. Oggi avremo Maria con noi tutta la mattinata, il che significa che il lunedì insomma ci dedichiamo proprio appieno alla cucina, quindi abbiamo la possibilità di farvi vedere delle cose nuove. Oggi abbiamo la preparazione, sono proprio curiosa di vederla, di una delle ricette che io più adoro. Sapete qual è la base? Pasta e patate. È una minestra che secondo me è straordinariamente buona. Leggera non saprei, ci vorrebbe la nostra cara Stefania, però sicuramente è una delle più gustose, delle più buone che secondo me si può mettere sulla tavola, però poi, con una variante, Maria, mi sì, pare. In effetti era quello che stavo dicendo, per come la preparerò io
può essere tranquillamente un piatto unico, perché ci abbino, oltre alla pasta all'uovo che andremo adesso a preparare, anche un po' di carne di maiale, però è un preparato di salsiccia, infatti è un taglio a punta di coltello, proprio che mi sono fatta fare dal mio macellaio di fiducia, sì. È condito con tutti gli aromi, come si prepara appunto la salsiccia a punta di coltello, solo che non l'ho fatta mettere nel... Esatto, hai tolto praticamente... Sì, sì, la pellicina, il budello. Si può togliere, esatto, il budello. Esatto. Allora, la pasta la prepara Maria, quindi sì. Adesso vediamo la preparazione di questa pasta all'uovo. Ricetta classica, andrò a fare 200 grammi che ho già nella ciotola di farina 00 e due uova. E quindi procediamo. 200 grammi di farina, io scrivo gli ingredienti e due uova intere, giusto? Sì, sì, due uova intere. Senti, con 200 grammi di farina quante persone riusciamo a soddisfare? Beh, quattro persone ci stanno, perché se noi consideriamo poi che aggiungiamo le patate, anche il macinato, diciamo, la carne, quindi tranquillamente, ed è un piatto unico, perché poi troviamo anche formaggio, tranquillamente si può utilizzare. Quindi qui non aggiungi sale? Non aggiungi, no, Mary, no. Io di solito non lo metto il sale, perché... Se la pasta magari la devo preparare, come in questo caso, in giornata, il pizzico del sale lo potrei anche mettere. Se invece la pasta la prepariamo prima per poi usarla il giorno dopo, tenendola in frigo magari, il giorno dopo poi andiamo a trovare tutti i puntini del sale, perché ecco. Il sale, stando riposando, dà questo effetto alla nostra pasta, che sinceramente poi è antiestetico anche. E quindi io non ho l'abitudine di metterlo. Ecco le mie impasta. Prepariamo la nostra pasta. Mi sono portata un po' di semola di riporto, perché appunto essendo una pasta fresca che poi andremo a preparare direttamente, mi servirà per assorbire un po' di umidità. Ecco, adesso... La mettiamo sulla spianatoia. Senti, non ti aiuti con niente, solo farina e uova? Sì, sì, farina e uovo. E qui c'ho un po' di semola che all'occorrenza utilizzo per assorbire appunto... Spostiamo questo, te lo tolgo, così poi possiamo inquadrare meglio e far vedere la lavorazione. Quindi un po' di semola. Giusto. Che andrà poi a rendere anche più callosa la pasta. Senti, tu qui fai i quadrucci, sì. No? Perché la nostra ricetta di oggi è proprio questa, quadrucci all'uovo con patate e salsiccia. Sì. Però in teoria uno potrebbe fare, diciamo, la forma che preferisce. Certo, certo, questa è la tipica pasta per fare le tagliatelle, per fare le lasagnette o la lasagna, cioè è la pasta all'uovo tradizionale che io uso per ogni tipo di pietanza. Ora, invece, supponendo che qualcuno voglia dilettarsi e fare una quantità maggiore, la proporzione è sempre la stessa? Sì, quindi su 100 grammi di farina un uovo, esatto, è sempre quindi quella. Quindi se uno decidesse di fare mezzo chilo di farina, dovrebbe utilizzare 5 uova intere. Sì. Magari volendo uno può aggiungere anche un po' di semola, riducendo la farina 00 ci mette... 50 grammi, non di più, perché poi diventerebbe troppo dura, e quindi quel giusto, che quel tanto che serve per renderla callosa. Senti Maria, intanto che tu lavori la pasta, io volevo anticiparvi che poi noi vedremo nelle prossime puntate alternate tra Maria e Gaia. Ho chiesto a Maria di insegnarci e farci vedere come si preparano le chiacchiere, visto che tra un po', insomma, entriamo nel periodo di carnevale, quindi lei ci insegnerà una base, ma anche curiosamente delle varianti per rendere questo
dolce buonissimo, tra l'altro è molto semplice da fare, un tantino particolare, giusto? Esatto, sì. In effetti, oltre, io di solito oltre alle chiacchiere tradizionali ho un'altra ricetta che chiamo le creppine di carnevale, dove nell'impasto, oltre alla farina e tutti gli altri ingredienti, ci aggiungo la ricotta. Eh sì, e queste possono essere servite o da sole, come tipicamente serviamo le chiacchiere, oppure ripiene di marmellata. Va bene, però poi magari questa sì, quella è una cosa che... Esatto. Intanto vediamo la lavorazione. Quindi, Maria, se ci si accorge che la pasta, per esempio, perché le uova sono... Più grosse, sì, esatto. Perché dipende anche dall'umidità della farina stessa. Esatto. Usiamo sempre la semola. Un po' di semola. Al contrario, se invece ci rendiamo conto che la pasta è abbastanza dura, ci possiamo aggiungere un tuorlo. Ah, ok. Cioè, io non aggiungo mai l'acqua. Mi regolo sempre con la lavorazione delle uova. Secondo questa, per esempio, è giustissima, perché io man mano che la lavoro e lei diventa sempre più morbida, mi regolo con un po' di semola. Però la proporzione di 100 grammi di farina e un uovo è quella giusta solitamente. Bene. Io la lavoro ancora un po', perché poi la metterò a riposare. Nel frattempo che la pasta si riposa, comincerò a preparare il condimento. Senti, quanto tempo deve riposare? Di solito una mezz'oretta. Ah, ok. Però oggi, per questioni appunto di tempo, vedremo. L'abbreviamo, insomma. Sì, beh, certo, tempo. Noi non abbiamo tutto il tempo di casa. Però di solito, perché serve poi a essere stesa nel modo migliore, sì. Senti, questa stessa pasta possiamo usarla eventualmente qualcuno che voglia fare le tagliatelle, eccetera, sai, nella tipica macchinetta. Beh, quella... sì, anch'io a casa tante volte, se non ho molto tempo e i quantitativi certo non sono i 200 grammi, mi utilizzo anche la macchinetta. Non dobbiamo demonizzare niente, perché le casalinghe, poi sappiamo, sì, abbiamo il tempo che vogliamo, però noi abbiamo anche altro da fare, quindi... Non, tante volte poi la pasta all'uovo, proprio per quel fatto lì, viene un po' accantonata. Però, visto che ci sono gli utensili che ci aiutano, utilizziamoli. Invece mi sembra abbastanza semplice. Sì, chissà perché, io ho sempre avuto... In effetti, vedi, la pasta è pronta, tende già a rilassarsi un po'. Sì, vero. E quindi la mettiamo sotto la ciotola che noi abbiamo utilizzato per impastare e la lasciamo riposare. Ok, ecco. Adesso, intanto che riposa la pasta, dovremo preparare le patate, giusto? Esatto, faremo, pulisco un po' il tagliere, esatto, così, ecco. Intanto accendiamo la piastra. Facciamo così, facciamo che la regia manda in onda la pubblicità, così dopo abbiamo un po' più tempo per la seconda parte di Mattina Amica. Pubblicità, Maria sciacqua anche le manine, esatto, perché vedo che ha un po' di difficoltà. Quindi prego regia, pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con quadrucci con patate e salsiccia.